Io dico che in questo momento stiamo facendo una coalizione per il bene del Paese, una coalizione che sta portando degli ottimi risultati in un mese. A fronte di questi passaggi, secondo me, si sta creando una fiducia reciproca importante. Per questo motivo affronteremo le prossime elezioni in Umbria. Se vi saranno altre possibilità, ben vengono, sempre con una forma di discussione aperta. Durante Italia 5 Stelle abbiamo intervistato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Il taglio dei parlamentari è un punto d'orgoglio anche in occasione dei 10 anni del Movimento 5 Stelle. Beh sì, quest'anno portiamo una vittoria molto importante, Italia 5 Stelle, 10 anni insieme nel Movimento 5 Stelle, e portiamo questa riduzione del numero dei parlamentari che darà efficienza, darà efficacia al nostro Parlamento e darà anche ancora maggiore evidenza, maggiore centralità al ruolo del parlamentare, su cui ci vuole una bella legge elettorale che ridia il collegamento col territorio, perché in questa maniera si crea quel rapporto diretto cittadino ed eletto che riesce a ridare, diciamo, slancio alla nostra bellissima democrazia. A che punto è il dialogo col Partito Democratico rispetto ai correttivi che sono stati richiesti? Beh, è un dialogo importante, abbiamo firmato un ulteriore accordo con i capogruppi all'interno del quale si identificano alcuni passaggi. Il primo è una legge elettorale presentata entro il 31 dicembre, quindi con l'impostazione iniziale di come lavoreremo per il futuro, e poi dei passaggi importanti sul regolamento Camera e Senato che vanno modificati. Un pretesto per introdurre il vincolo di mandato? Ma lì c'è la possibilità di poter incidere senza andare a toccare l'articolo 67 su appunto la libertà del mandato, e di incidere in maniera corretta sui regolamenti della Camera. In quale modo? Beh, si possono diminuire, diciamo, scoraggiare, disincentivare questi passaggi, nel senso che se tu vuoi formare un nuovo gruppo, ad esempio al Senato o alla Camera, ci vogliono dei numeri più elevati. E non solo, visto che ogni parlamentare quando passa da un gruppo all'altro porta con sé dei soldi per il gruppo parlamentare, potremmo ridurre e di molto questo finanziamento che viene dato al gruppo parlamentare. Senta, Zingaretti parla della possibilità di un'alleanza organica fra PD e Movimento 5 Stelle, lei cosa ne pensa? Io dico che in questo momento stiamo facendo una coalizione per il bene del Paese, una coalizione che sta portando degli ottimi risultati in un mese. A fronte di questi passaggi, secondo me, si sta creando una fiducia reciproca importante. Per questo motivo affronteremo le prossime elezioni in Umbria. Se vi saranno altre possibilità, ben vengono, sempre con una forma di discussione aperta in cui ci si confronta col territorio. Fico parla di necessità di una nuova collegialità. C'è un problema anche di leadership, lei cosa ne pensa? Roberto ha sempre una visione di lunghissimo periodo e una grande capacità di poter vedere i passaggi futuri, visto che lui è stato fin dall'inizio nel movimento uno dei maggiori artefici. Credo che ci voglia collegialità, occorre sempre di più che il movimento diventi una forte comunità con regole, con un miglioramento delle sue regole interne. Siamo partiti cercando di poter cambiare il paese, ci stiamo riuscendo, dobbiamo probabilmente cambiare il nostro interno e poter crescere. Sono temi che affronteremo a partire da questi giorni, e sicuramente avremo la capacità di poter fare un percorso con gli attivisti e poter crescere insieme. È preoccupato dall'imprevedibilità di Renzi? Io credo che tutto è imprevedibile nella vita, però sono convinto che sia un patto lungo, che durerà 3 anni e mezzo, in cui dobbiamo probabilmente fare meno discussione attraverso i media, ma farle soltanto dopo averci trovato un tavolo di lavoro in cui aver discusso e aver deciso.